Questa è una delle opere più conosciute di Velázquez, il ritratto del Papa Innocenzo X. Nella raffigurazione di questo potente personaggio, il pittore, attraverso il sapiente uso del colore, crea un campo di tensioni di cui il penetrante sguardo del Papa costituisce il centro. La forza è tale da risultare una rappresentazione del potere nella sua assoluta affermazione. Con i suoi colori e la sua tecnica, Velázquez ritrae con particolare aderenza alla realtà la condizione umana sia degli uomini e delle donne del popolo, sia dei ricchi membri della corte reale. Il suo interesse nel cogliere l'individualità del personaggio, avvalendosi di una luce chiara e avvolgente, e lo strabiliante effetto di istantaneità che ne risulta, sono, insieme a tanti altri, i motivi che rendono Velázquez un rivoluzionario e che gli attribuiscono un posto decisivo nella storia dell'arte occidentale. Capiremo insieme la sua opera con l'autorevole guida dello storico dell'arte Claudio Strinati. Siamo nel Palazzo Doria Pamphili, uno dei palazzi più grandi e più importanti di Roma, palazzo di una nobile antica famiglia. E siamo qui perché è l'unico luogo, o perlomeno uno dei pochissimi luoghi in Italia, dove possiamo incontrare dal vivo Velázquez. In questa piccola stanza si conserva il ritratto che Diego Velázquez fece del papa di questa famiglia, Innocenzo X. È una storia abbastanza sintomatica, perché quando questo grande pittore venne qui a Roma a fare il ritratto di questo grande uomo, era accaduto che avesse realizzato uno dei ritratti più sorprendenti, bisogna dirlo, di tutti i tempi. È un'opinione condivisa da molti. Ma perché? Qual è la sua importanza? Chi è Diego Velázquez, questo maestro? Il Papa lo conosceva molto bene. Si erano incontrati molti anni prima che Velázquez lo mettesse in posa per fargli il ritratto. Ci sono delle leggende incredibili su questo quadro che è impressionante veramente. Fa ancora paura, diciamo, a chi si accosta. Tanto è vivo e terribile il pontefice, che sembra indagare, scrutare ancora noi oggi che lo osserviamo con severità e con una sorta di distanza autorevole e ostile, quasi verrebbe da dire. Cosa singolare per un papa, ma per un papa che è un grande politico. E Velázquez si racconta che riuscisse a ottenere dal pontefice una sola seduta di posa. Non aveva voglia, il Papa non aveva tempo da perdere. È una leggenda. Conosciamo anche degli schizzi in realtà che Velázquez ha fatto prima del ritratto. E poi la reazione del Papa quando vede il ritratto e dice: oh mio Dio, è troppo vero. E però forse il Papa non se ne intendeva tanto di arte, ma se ha veramente pronunciato queste parole, ha detto la verità, ha dato una chiave di interpretazione per noi moderni. Sì, in che cosa risiede la grandezza singolare di Velázquez, che lo rende quasi unico nel panorama del Seicento europeo? Che è talmente vero ciò che egli rappresenta che quasi spaventa, non perché sia, come dire, un uomo che riproduce la realtà in modo perfettissimo, fotografico, diremmo noi oggi. Non è tanto questo, quanto che riproduce gli aspetti più inquietanti, più profondi e sovente anche più tenebrosi della realtà.
Questo quadro fece un'impressione enorme, sconvolgente, e in effetti la fa tuttora. La cosa meravigliosa è che se noi ci avviciniamo al quadro e vediamo da vicino come è stata stesa la materia pittorica, ci accorgiamo di una cosa singolare, e cioè si sfuoca davanti ai nostri occhi. Questa è una cosa che succede spesso con i quadri dell'Ottocento, ma a quell'epoca no. Ebbene, proviamo allora a ripercorrere questa storia di questo mago dell'arte e vediamo un po' se la fama immensa che lo ha circondato si giustifica attraverso fatti specifici. Diego Rodríguez de Silva y Velázquez nasce a Siviglia nel 1599 da una famiglia della piccola nobiltà locale che gli garantisce una buona istruzione. Si forma nella città andalusa, dapprima con Herrera il Vecchio e quindi con il pittore Francisco Pacheco. A 18 anni è ormai un artista indipendente e l'anno successivo sposa la figlia di Pacheco, Juana. Nei primi capolavori, come l'Acquaiolo di Siviglia, Velázquez rivela un forte naturalismo e un'inclinazione per le scene popolari ambientate in cucina o in osteria. In queste opere, come nei soggetti religiosi, i contrasti chiaroscurali e la plasticità delle figure mostrano la chiara influenza di Caravaggio. Nel 1623, a 24 anni, si trasferisce a Madrid, dove ottiene l'incarico di pittore di corte grazie all'intervento del primo ministro Conte di Olivares. In pochi anni raggiunge un'indiscussa supremazia e instaura un rapporto personale con il sovrano Filippo IV, da lui più volte ritratto. Nel 1629, il sovrano gli finanzia un viaggio in Italia. Qui, affascinato da Tiziano, esegue dipinti che preludono alla straordinaria libertà cromatica delle successive tele spagnole. Tornato in patria, il pittore alterna i ritratti dei reali e della nobiltà con le raffigurazioni di nani e buffoni di corte, che segnano uno dei momenti più alti del suo naturalismo. A 50 anni, Velázquez compie un secondo viaggio in Italia con l'incarico di acquistare opere d'arte per la collezione reale. A Roma realizza con stupefacente libertà esecutiva alcune delle sue opere più affascinanti, tra cui La Venere allo specchio e Il ritratto di Innocenzo X. Negli ultimi anni, tornato a Madrid, Velázquez dipinge Las Meninas e Le Filatrici, esempi del meraviglioso potere dell'arte di ricreare allo stesso tempo realtà e illusione. L'artista, uno dei protagonisti del secolo d'oro della pittura spagnola e tra i più raffinati interpreti dell'epoca barocca, muore a Madrid nel 1660.